Cari colleghi, cari amici, buonasera. Non so come posso parlare in veste di storico dell'arte puro, come ha detto Francesco, perché non so cosa volesse significare, tanto adesso parlano. No, io, ecco, in effetti Paolo Portoghesi e Francesco mi hanno invitato e naturalmente non ho titolo per pronunciare giudizi sulle ricostruzioni, insomma, su quello che comunque possa essere fatto per sanare le ferite della strada. Tra l'altro, io non sono ben informato, quindi è un discorso probabilmente monco, non so se tutti, però noi lo siamo, su qual è effettivamente la situazione attuale da un punto di vista amministrativo, cioè a dire gli scavi. Sono, diciamo, tu dicevi, spiegavi prima, sono coperti ormai. Questo progetto benedetto del parcheggio, perché io in realtà non so, poi si fa, non si fa, qual è la determinazione assunta Si dall'amministrazione? può non fare perché è Ah, no, assolutamente illegale. aspetta, sì, d'accordo, parlo delle decisioni prese, poi si sa benissimo che ciò che... Non è ancora Ecco, presa. non è presa. E il rapporto tra... ciò che è stato scavato, qual è la situazione di eventuale fruibilità, ammesso che ci sia, come il parcheggio va a incidere su questo e a questo punto cosa viene sopra. Ciò detto, una cosa che però effettivamente forse andrebbe sempre ricordata, Frommel l'ha ricordato benissimo perché ha raccontato i suoi studi, è quello che, diciamo, il titolo di questo incontro, no? Cioè come Bramante via Giulia. Cioè, perché se uno, ecco, io questo mi sento di dirlo perché in effetti è un po' di tempo che ho affrontato anch'io, sto affrontando anche lo studio della figura di Bramante. Essendo io storico dell'arte, ho affrontato questo studio, lo sto affrontando tuttora. Guardando alla figura di Bramante, pittore e disegnatore, disegnatore però non solo non architetto, ma proprio diciamo, autore di disegni che poi sono stati tradotti in stampe. Sapete che una ho appena bisogno di dirlo, ma insomma, una delle stampe, delle incisioni più importanti della storia dell'incisione è la stampa Prevedari, la cosiddetta stampa Prevedari. Si chiama Prevedari perché questo orafo, peraltro, Bernardo Prevedari, lombardo, avrebbe lui inciso un disegno di Bramante. È interessante per la storia dell'arte perché c'è la data che è 1481, è utile quindi per posizionare, diciamo, l'evoluzione della cultura bramantesca che, come ben sappiamo, non è documentata bene, cioè si possono fare tutte le ipotesi del mondo, attendibile o meno, ma certamente c'è da dire che come si è veramente formato Bramante, anche come pittore. Sì, è tutto ipotetico, è tutto campo ad operare. Se non che, ecco, la cosa interessante è che quando noi ci avviciniamo, come storici dell'arte, alle pochissime opere pittoriche conservate di Bramante, che sono in buona sostanza soltanto alcuni affreschi staccati provenienti da un palazzo di Milano chiamato peraltro impropriamente Panigarola, che rappresentano filosofi e uomini d'arme dell'antichità. Questi affreschi sono stati staccati anticamente, oggi sono a Brera, a Milano, e in realtà non sono documentati, nemmeno questi. Si dice che sono di Bramante perché un grande studioso antico, Giovanni Paolo Lomazzo, in un suo trattato, scritto però quando Bramante era morto da 80 anni buoni, in un suo trattato descrive questi affreschi ed essendo un grandissimo esperto ci si può fidare, dice che sono di Bramante, cioè, queste opere di Bramante. Dopodiché, anche qui c'è un buco nero pari a quello di via Giulia, cioè non, si sa che Bramante ha fatto tanto come pittore, ma non
non si sa più niente. Quando poi arriva a Roma, pare che non, assolutamente non abbia più praticato questa attività. Il problema curioso, che poi ha un riflesso secondo me anche sulla storia di Via Giulia, è che Bramante, per quello che possiamo vedere in queste pitture che sono a Brera, non è un pittore, diciamo, dilettante o curioso, è un titano. Cioè gli affreschi di Bramante sono dei capolavori eccelsi, cosa che peraltro non ha mai commosso molto gli storici dell'arte. Per cui ci sono nei nostri musei, in Italia e non solo in Italia, dei dipinti del 400 di eccelsa qualità, considerati ancora oggi dagli storici dell'arte anonimi, che sono di Bramante, a mio avviso perlomeno. Ma comunque, no, e tra questi si annoverano capolavori di universale portata. Dico questo perché questa strana dimensione di mistero progettuale, no, è in un certo senso poi ha avuto una ricaduta su Via Giulia, secondo me, enorme. Cioè, intendo dire, noi perché diciamo Via Giulia è un progetto di Bramante? Perché lo dice Giglio da Viterbo, il grande studioso che influenzò tanti maestri di quel tempo, visionario, un personaggio certamente rimarchevole, che parla del Palazzo dei Tribunali e parla di questa idea del Papa di accentrare tutto il potere amministrativo, giudiziario e gestionale a Via Giulia, e poi perché ne parla Vasari, lo dice Vasari. Però, ma da dove risulta che in verità, al di là dell'unitarietà concettuale, cioè questa strada doveva coagulare in sé uno spostamento di politica, diciamo, di politica urbana, urbanistica, sociale, economica, giudiziaria e così via. Sì, certo, non c'è dubbio che è così. Ma in che misura questo è il progetto di Bramante? Secondo me, insomma, non è che nelle fonti questo sia scaturisca in modo così automatico. Quando 40 anni fa, anzi 41, fu pubblicato quel libro veramente egregio, curato da tre studiosi oggi compianti, e tutti e tre, cioè Manfredo Tafuri, è vero, e Luigi Salerno e Luigi Spezzaferro, questo libro all'epoca veramente notevole per ricerca, per capacità analitica, fu sottotitolato Una utopia storica urbana. Questo fatto non fu notato naturalmente all'epoca, nemmeno oggi. Però io ricordo di aver avuto dei colloqui memorabili con Manfredo Tafuri. Avevo letto il libro precocemente, potei farlo subito perché ero intimo amico di uno degli autori, Luigi Spezzaferro, amico di Frommel, di tanti noi, il quale me lo procurò, era appena uscito, lo lessi veramente con entusiasmo, rimasi entusiasta. Cioè mi sembrò di leggere in quel libro uno dei più grandi riti esoterici del Rinascimento. Certo, Manfredo Tafuri era uno studioso che spingeva molto la sua esegesi in quella direzione, ma d'altra parte ognuno di noi ha i suoi orizzonti. E si può sicuramente sostenere la tesi che la lettura che Tafuri faceva di Via Giulia, perché l'ossatura importante era quella di Tafuri, Salerno trattò gli aspetti storico-artistici dei vari edifici, e Spezzaferro scrisse un bellissimo saggio che potremmo definire di sociologia della storia architettonica, che traeva degli spunti da ricerche molto importanti che erano state appena pubblicate in quel tempo. Ma comunque, il punto cruciale della questione è che Tafuri sottolineava molto questa dimensione utopistica, ma utopistica in che senso? Non che il progetto bramantesco non fosse chiaro, anzi definito ideologicamente, sociologicamente ed esteticamente. Però in qualche modo Tafuri tendeva a dimostrare che, come peraltro sovente è accaduto nella carriera del Bramante, concepita l'idea, poi di fatto la struttura progettuale non fosse
così chiara e così definita come era stato per esempio per il progetto del Belvedere. Cioè l'idea bramantesca suprema, che è quella del connettere, no? Perché poi alla fine io ho l'impressione apparentemente chiarissima in Via Giulia, ma non è così. Cioè in realtà la grande idea di Via Giulia è il Palazzo dei Tribunali, cioè è un'opera specifica che ha una implicazione architettonica e urbanistica, perché il Palazzo dei Tribunali vuol dire la piazza di fronte e vuol dire questo castello, specie di castello sforzesco fatto a Roma in qualche maniera, se diamo fede alla medaglia che il professor Frommel ci ha mostrato, che è un documento storico fondamentale, e a quei pochi disegni che sono conservati, peraltro non di Bramante. Beh, scusami, è vero, quello che tu stesso hai scoperto, hai ragione. Ma insomma, ecco, diciamo, non è che la storiografia abbia tutto questo materiale. Questo immane edificio, che poi insomma, immane per la cultura del tempo, ma comunque, se non sbaglio è stato calcolato, erano in pratica è un edificio di 100 metri per lato, più o meno. Dico bene, Christophe? Credo di sì, comunque, che dico bene, più o meno mi sbaglierò di qualche metro. Quindi, più che la lunghezza in sé, è il fatto che era un quadrato, cioè una piazza d'armi nel vero senso della parola, un palazzo di giustizia ben più austero e terrificante di quello di Calderini, che so. Ma quello è la chiave di volta di tutto. Tutto è legato a quello e non è che la via scaturisce da quello. Il progetto di Bramante per antonomasia è quello, la creazione del centro amministrativo. Dopodiché, naturalmente, questo avviene lungo un asse viario. Ma poi questo asse viario, faceva notare da fuori, in effetti, appena concepito, già viene fuori in un modo tutt'altro che organico, conseguenziale, anzi, congloba in sé una miriade di temi, di spunti. Allora pensavo, certamente noi ora ci poniamo il problema di sanare determinate ferite. Sì, sì, è vero. Però in che misura è giusto parlare, è stato detto qui, poi autorevolmente, non mi permetto certo di contestare alcuna tesi, ma qual è esattamente l'organicità di Via Giulia che poi allora ci porta a dire, beh, meglio salvaguardare, che so, le cubature, l'allineamento, la tipologia architettonica, la funzione dell'edificio che andiamo a costruire o meno, la profondità degli edifici medesimi. Tutti questi elementi, tutti legittimi naturalmente, ivi compreso il giardino retrostante e così via, debbono avere però come presupposto il nostro giudizio storico attuale del senso di questa via, che non è in realtà così chiaramente preformato, definito. Pensate al paradosso storico a cui io penso continuamente e per la verità non gli so dare nessuna spiegazione. Noi abbiamo prima due lavori di Bramante che sono la quintessenza del definito, dell'in sé, e cioè il chiostro di Santa Maria della Pace e il tempietto. Esiste un'opera come il tempietto di San Pietro in Montorio che dia di più l'idea della quintessenza dell'umanesimo, del Rinascimento, della essenza dell'unità, della resurrezione dell'antico inteso come congruità degli spazi e simmetrie assolute e organicità di tutti gli elementi costruttivi a un concetto di spazio centrale? Io non credo. Eppure, studiando bene la carriera di Bramante, non è per niente così logico. Bramante è un uomo dalle imprese gigantesche, un titano che vuole fare risorgere l'antica Roma sul serio, nelle sue funzioni, nelle sue strutture. Beh, il tempietto cos'è? Nella sua idea, è un modello? È un giocattolo? È un ideale visivo concretizzato? Eppure per noi è la quintessenza del suo stile. Io ho sempre trovato questo meravigliosamente contraddittorio. Non è per niente, a mio avviso almeno, la quintessenza del suo stile, ma è lui. Beh, insomma, lui comunque fa queste cose che sono quanto di più compiuto, definito, completo e chiaro e paradossale nel contempo, possa essere enunciato. Dopodiché mette mano a un progetto che in verità
gli sfugge dalle mani e non è nemmeno detto che l'abbia fatto, perché un progetto organico di Via Giulia di Bramante, io non lo conosco bene, non mi risulta né nella storiografia che ci parla di questo, né nei documenti. Se ci fosse stato, Christophe l'avrebbe trovato, penso io. Non. Tutto questo per dire una sola cosa: dobbiamo stare molto attenti, ecco l'unico ammonimento che io da storico dell'arte mi permetto di dare a tutti noi, dobbiamo stare attenti a livello della polemica. Cioè, mi sembra che finora la polemica che è stata condotta su Via Giulia e sul risanamento delle lacerazioni non è stata di alto profilo. Cioè, l'ammonimento che Paolo Portoghesi e Moschini fanno con questo convegno, a mio avviso, andrebbe letto in questa chiave. Come a dire, sì, va bene, certo che ci possono essere tante soluzioni, chi dice di no? E non è che io ho in tasca quella buona, però il metodo sì ce l'ho. Cioè, il giudizio che debba scaturire da un'alta maturazione del dibattito storico, quello sì, è necessario che noi studiosi lo affermiamo. Lo dico perché ho seguito tanti dibattiti che ci sono stati negli ultimi tempi, associazioni peraltro meritevolissime e gremite di persone capaci, che però, diciamo, si sono troppo presto spostate su un piano di polemica che secondo me non è giovevole alla città. No, per carità, non pretendo di dire nessuna verità, magari mi sbaglio, però credo che l'unica cosa che noi, appunto studiosi, possiamo fare è quella di pregare tutti noi di tenere alto il dibattito, perché la responsabilità di questa strada, che in effetti ha subito un destino storico paradossale, cioè è stata abbandonata e trascurata appena è stata fatta. E le ultime parole con cui mi pare proprio Manfredo Tafuri chiude il suo memorabile saggio nel libro del 73, sono proprio queste. Guarda Lilton da lontano, che era una novità opprimente e conturbante, e dice: ecco qua, Bramante ha studiato il focus, gli assi, diciamo, come fatti determinanti della vita estetica, ma morale, ma civile della città, e adesso che cosa direbbe se si vedesse come riferimento, mentre andiamo su questa strada, l'Hotel Hilton? E naturalmente dice questo con profonda amarezza e quasi un senso di sconfitta dello studioso rispetto all'arroganza e prepotenza di un'amministrazione corrotta. Noi, naturalmente, abbiamo problemi analoghi. La nostra amministrazione non è corrotta, d'accordo, ma comunque non è così sicura di sé, così colta come sempre si spera che sia. Allora, per questo dico, nel dibattito anche aspro, anche nella forte contrapposizione delle idee, teniamo conto però dell'ammonimento che l'Accademia di San Luca fa. Questo è interessante. Un tempo l'Accademia di San Luca si arrogava questo diritto e veniva ascoltata attentamente. Oggi fa bene ad arrogarselo, mi auguro che venga ascoltata con lo stesso rispetto e con la stessa attenzione con cui i grandi studiosi del passato, insomma, hanno ascoltato i predecessori di Paolo, di Francesco, che certamente, degni certamente appunto di quel rispetto. Ecco, questo può dire un puro storico dell'arte. Che dici?